Abbiamo concordemente scelto di chiamare questa conferenza stampa passato, presente e futuro perché con l'occasione importante della presentazione anche formale della relazione predisposta dal commissario, che ringrazio molto e come ho già fatto in passato in maniera forte per il lavoro svolto in questi anni e per l'avere condiviso la fase di transizione che stiamo vivendo. Nel fare questo abbiamo pensato di accompagnare questa con una breve illustrazione da parte del dottor Mancurti, che rappresenta il brevissimo presente, cioè questa gestione stralcio che si è scelto di dargli e che è così importante perché tutti quanti attendono lo sblocco della liquidità, e poi invece il futuro, sentire una battuta dal sindaco Cialente e dal rappresentante degli altri comuni, Emilio Nusca. Io per una volta faccio soltanto il passaparola e starò rigorosamente zitto. Gianni. Bene, allora desidero intanto dire una cosa. Che siccome la domanda che mi è stata posta è, dice, ma che giudizio dai sull'attività svolta e come ne abbia? Allora, è semplice, io dico che qui è stato fatto un lavoro encomiabile, straordinario da parte di tutti coloro che si sono impegnati in questa vicenda. L'unico problema è che il messaggio che è passato nel nostro paese è un messaggio che non corrisponde a quello che poi è l'impegno che abbiamo profuso. Questo è stato anche il frutto di una, diciamo così, di una difficoltà da parte della comunità di costituirsi in comunità e quindi affrontare con unità di intenti e con diciamo fierezza tutto quello che si stava facendo in questa vicenda. Questo lo dico perché insomma è bene che sia una cosa che cerchiamo di correggere. È bene capire quelli che sono stati gli errori ed è bene cercare di correggerli per il futuro, perché ne va dell'immagine della nostra regione, della nostra comunità e della comunità aquilana in maniera particolare. Bene, tutto comincia con il decreto, la legge 24 giugno del 2009, che richiamo, la legge del 77 come voi sapete, e la richiamo e la faccio vedere per un motivo direi particolare. Perché di questa legge rimane l'impianto finanziario della ricostruzione, che ad oggi, anche oggi, il decreto sviluppo non l'ha assolutamente abrogata, quindi come poi potete vedere questa è una legge che ancora esplica una serie di effetti per i processi di ricostruzione. I contenuti principali li conoscete, erano quelli per gli interventi immediati per il superamento dell'emergenza. Guardate che questo serve a dire quello che si è dovuto affrontare, con l'individuazione delle modalità di attuazione, l'apprestamento urgente di abitazioni, che all'Aquila è stato di una rapidità sconvolgente per tutto il mondo, la disciplina sulla ricostruzione e la riparazione delle abitazioni e degli immobili privati e il finanziamento per le scuole. Questi sono stati gli interventi che sono stati, diciamo così, posti in essere in attuazione di quello che è il capo primo della legge. Poi le misure urgenti per la ricostruzione, gli interventi per lo sviluppo socio-economico, le misure per la prevenzione del rischio sismico, le disposizioni fiscali che hanno riguardato sia le questioni fiscali che la copertura finanziaria e le disposizioni finali. Nella seconda slide vedete come si è divisa temporalmente la gestione del post-terremoto e quali sono stati gli strumenti di attuazione. Come vedete sono due fasi, quella che va dal 6 aprile del 2009 al 31 dicembre del 2010, che è stata gestita dal Dipartimento di Protezione Civile, e gli strumenti di attuazione sono state le ordinanze di protezione civile, come voi sapete, gli OPCM famosissimi, ormai entrati nel lessico anche di Zia Maria, insomma. Per quanto riguarda poi la gestione successiva, che va dal 1 febbraio del 2010 al 31 agosto del 2012, c'è stata, come voi sapete, l'attività del commissario delegato per la ricostruzione, e gli strumenti di attuazione sono stati sia ordinanze di protezione civile che decreti del commissario delegato, che troverete evidenziati come in termini di produzione, di numeri di decreti, li vedrete elencati in questa slide, come in questa matrice, come si chiama, in questo istogramma,
in questo grafico, che porta il numero delle, indica il numero delle ordinanze di protezione civile e le, il numero di ordinanze dei decreti del commissario delegato. Per quanto riguarda la slide successiva, voi sapete che sono state messe a disposizione per la ricostruzione dell'Aquila sia risorse umane che risorse finanziarie destinate al superamento dell'emergenza e quindi alla ricostruzione. Per quanto riguarda l'organizzazione della struttura commissariale ante OPCM 4013, di cui poi magari parleremo, la configurazione è stata quella che ha visto il commissario delegato per la ricostruzione avvalersi di una serie di soggetti e di strutture che lo hanno coadiuvato in questo diciamo così, compito, che era un compito che all'inizio, vi assicuro, era da far tremare i polsi e che successivamente li ha fatti tremare, cioè non è che era una previsione, e questo lo dico a chiunque dovesse poi affrontare compiti di questo genere, di riflettere attentamente prima di accettare situazioni così complesse. Allora, come voi vedete, ci siamo avvalsi di una segreteria del commissario delegato, di una commissione tecnico-scientifica che è stata utilissima, perché tante erano le problematiche di carattere amministrativo e giuridico che, come i sindaci sanno, che è stata di un ausilio fondamentale per dipanare una serie di matasse che erano piuttosto ingrovigliate. Abbiamo avuto la possibilità di avvalerci del vice commissario delegato per la tutela dei beni culturali, che ha fatto anch'esso un lavoro eccellente. Poi il vice commissario delegato per la ricostruzione, che si occupava essenzialmente di gestione della struttura di gestione dell'emergenza, e la struttura tecnica di missione, che aveva compiti, come voi sapete, di livello veramente direi molto pregnante e soprattutto molto complessi e sofisticati. Naturalmente c'era, per legge c'erano le figure dei soggetti attuatori. I soggetti attuatori erano coloro che dovevano realizzare e mettere in pratica quelle che erano le disposizioni programmatiche e organizzative che erano state disposte dal commissario delegato. Insomma, erano il provveditore interregionale alle opere pubbliche, il soggetto attuatore che si occupava della difficilissima fase di rimozione delle macerie, l'ATER per quanto riguarda le case popolari, la provincia, la direzione dei beni culturali, i comuni e altri soggetti che sono stati soggetti a attuatori. Successivamente, dopo la OPCM 4013, il commissario delegato alla ricostruzione invece ha avuto un'altra direi strutturazione, che ha previsto in sostanza rimanere gli stessi soggetti attuatori, una fusione tra SGE ed STM nell'ufficio di coordinamento della ricostruzione e una commissione consultiva. Qui mi preme di dire che per la parte della 4013, per la parte che ha previsto la riorganizzazione, ha rallentato, a mio giudizio inutilmente, dopo abbiamo verificato, i processi di ricostruzione, in quanto ha obbligato a ridefinire la SGE e la STM accorpandole nell'UCR, quando qualche settimana dopo sarebbe intervenuto la legge a cancellare tutto. Quindi questo è stato forse un lavoro che avremmo potuto magari risparmiarci. Per quanto riguarda l'OPCM 4013, che vedete la ridefinizione del modello di organizzazione, sono state soppresse, come voi sapete, la SGE e sono state tutte confluite nell'ufficio di coordinamento della ricostruzione. Come è stato organizzato l'ufficio di coordinamento della ricostruzione? Vi dà un'idea anche della complessità dei fenomeni da gestire. C'era un coordinatore, un ufficio di supporto. Qui si è parlato moltissimo di costi elevati della struttura commissariale. Poi, quando vedrete i dati finanziari e quando vedrete il volume dei lavori, insomma, in maniera con dei dati e non semplicemente con degli scenari, capirete che erano assolutamente indispensabili sia professionalità che un numero di collaboratori rilevanti. Ecco, qui ci sono evidenziate quelli che sono stati i compiti per ciascun, organizzazione funzionale dell'ufficio di coordinamento per la ricostruzione. Si trattava di fare relazioni al Parlamento, relazioni al Commissario Delegato per la ricostruzione, al CIPE, rapporti con le amministrazioni centrali dello Stato, l'elaborazione della normativa tecnica amministrativa, una programmazione della spesa, ma anche gestire il protocollo, gestire l'archivio, l'organizzazione di riunioni, il supporto alla commissione speciale che, come voi sapete, era stata istituita dal 4013, attività di comunicazione che
insomma, non è stata potenziata nel modo sufficiente, questo sia con il governo precedente che con il governo attuale. Si pensava che fosse una cosa alla quale si poteva in pratica, diciamo così, in qualche modo magari insomma, fare a meno. Ma come poi vedete c'era da gestire il personale, i controlli di secondo livello, la verifica e l'implementazione delle banche dati, l'assistenza alla popolazione, i contratti, la tracciabilità e la trasparenza, la gestione di tavoli di coordinamento trasporti e di attività, e poi per le varie aree, come poi potete vedere, potete leggere tutti i compiti che la struttura ha dovuto affrontare, e sono veramente, guardate, questo lo fa anche la regione, ma la regione lo fa con diverse migliaia di dipendenti. La filiera, altro punto organizzativo importante è stata la filiera. Io vorrei sottolineare la mole di lavoro che è stata svolta in un anno sulle oltre 7.000 pratiche, ma soprattutto vorrei sottolineare il risparmio per, diciamo, le finanze pubbliche che grazie alla filiera è stato possibile ottenere. Il 23% dei contributi richiesti da professionisti e presunti beneficiari si è rivelato all'esito dei controlli come non legittimo. Di conseguenza il 23% di queste richieste non sono state ritenute, direi, ammissibili al contributo. Questi 23%, stiamo parlando di diverse centinaia di milioni di euro che oggi possono essere meglio utilizzate per le prossime necessità della ricostruzione. I numeri sono spaventosi. Se voi vedete i numeri che sono stati affrontati e vedete anche i dati successivi all'OPCM 4013. Le pratiche esaminate sono state, vi ricordate, 7.447 al 31 agosto del 2011, e di queste, non dimenticate mai questa data, 31 agosto del 2011. È inutile che si dice che la ricostruzione poteva partire il giorno dopo il terremoto e quindi dire che la ricostruzione sconta un ritardo di 3 anni e mezzo e compagnia bella. No, prima si è fatta, come voi sapete, l'emergenza, la messa in sicurezza. Dopodiché si è fatta la progettazione e, come si ricorderà chi all'epoca partecipava in una funzione istituzionale, noi avevamo continue richieste di prorogare il termine per la presentazione dei progetti. Da un lato ci si diceva che la ricostruzione doveva essere veloce, dall'altro gli stessi cittadini e gli stessi professionisti ci chiedevano di prorogare il termine per la presentazione dei progetti. Cosa ragionevole? Perché presentare dei progetti, redigere dei progetti in maniera tale che possano passare il vaglio di una commissione della filiera che si occupa appunto di quantificazione sia del contributo che della qualità progettuale sotto il profilo del rispetto delle normative antisismiche, non è una cosa ovviamente così semplice, e soprattutto non era preparata la comunità professionale aquilana, non era preparata ad affrontare una mole di impegno così rilevante nel breve volgere di qualche mese. Di conseguenza le pratiche relative alle case, direi più agli edifici E, quelli maggiormente danneggiati al di fuori del centro storico, sono stati presentati al 31 agosto del 2011, quando è stato messo, direi, lo stop a qualsiasi altra proroga, e questo è stato uno delle decisioni più criticate. Successivamente, come vedete, le pratiche presentate dal 1 settembre del 2011 al 31 agosto 2012, cioè quelle che vanno in coda, secondo le previsioni che avevamo fatto, sono state presentate 2.252 richieste di contributo, ed esattamente al 19 ottobre sono 2.368. Queste sono le parti relative, diciamo, ai numeri della filiera, che sono veramente impressionanti. Per quanto riguarda le risorse finanziarie stanziate sono state 10 miliardi di euro, 491 milioni complessivamente. Come vedete c'è una torta, un grafico sotto forma di torta che ne dice come sono state utilizzate.
Di questi 10 miliardi e mezzo quasi di euro ne sono stati utilizzati 2 miliardi 861 milioni sono stati utilizzati per l'emergenza e 3 miliardi 207 milioni sono stati utilizzati per la ricostruzione, per cui ne restano da utilizzare per la ricostruzione, ne restano da riutilizzare 4,4 miliardi di euro. Capite bene di che cifre stiamo parlando e di che ammontare di lavoro, perché come poi vedrete, per arrivare ad utilizzare queste cifre, a spendere queste cifre, non è che si faceva come se stessimo dentro casa nostra e decidessimo da un momento all'altro di spendere staccando un assegno, non era così. Immaginate che mole di anche che rischi conseguenti alla movimentazione di un tale volume di risorse, veramente gigantesco. Io non credo che, non so, se l'ANAS in un anno no, movimenta tutte queste somme con uffici di contabili, con ragionerie molto, molto, molto più, direi, dotate di personale e di mezzi. Qual era la modalità di gestione? Questo lo dico perché può essere, molte di queste cose restano, non è che cambiano, quindi è bene per saperlo. Bene, l'assegnazione dei beneficiari delle risorse della contabilità speciale è avvenuta tramite due modalità, solo due modalità. Una riguardava i pagamenti anticipati e successivamente rendicontati per le destinazioni previste nelle ordinanze e nelle delibere CIPE, mi riferisco per esempio all'erogazione del CAS, al finanziamento delle pratiche della ricostruzione privata, ai contributi alle attività produttive e ai programmi di intervento pubblico. L'altra modalità era quella dei decreti del commissario a carattere programmatico per gli interventi pubblici e mi riferisco in particolare all'articolo 14,1 della legge 77. Approfitto della presenza del ministro e del sindaco per richiamare l'attenzione sulla necessità di procedere con celerità e attenzione alla rendicontazione che è prevista dalle norme di contabilità dello Stato. Qui non è che stacchiamo gli assegni e facciamo quello che ci pare. Qui esistono delle leggi perché stiamo utilizzando risorse pubbliche che devono essere attentamente osservate pena l'utilizzo, il rischio di utilizzare queste risorse in modo difforme dalla legge. Allora, vi do una notizia. Credo che sia una notizia che ancora non avete, forse è l'unica che ancora non avete di quelle di cui parleremo. La Ragioneria Territoriale dello Stato di L'Aquila ha restituito il rendiconto sulla gestione 2010-2011 in quanto mancante della parte relativa al Comune dell'Aquila. Ci ha dato 30 giorni di tempo per integrare. Trascorsi questi 30 giorni di tempo senza l'integrazione, la Ragioneria Territoriale dello Stato dell'Aquila trasmetterà tutto alla Corte dei Conti. Questo è un invito veramente, diciamo così, pressante che io rivolgo nel caso specifico al Comune dell'Aquila, perché altrimenti questa che noi abbiamo cercato di costruire come un modello di ricostruzione anche sotto il profilo delle procedure di utilizzo delle risorse pubbliche potrebbe essere vanificata. Per quanto riguarda i processi di approvazione della spesa, che molti hanno considerato farraginosi, in realtà erano molto semplici, in particolare con i decreti del commissario delegato sono stati finanziati gli interventi nel comune dell'Aquila e degli altri comuni del cratere per 176,3 milioni di euro. Mi riferisco ai decreti 24, 64, 71, 76, 78 e 79. Per ciascuno di questi decreti, per ciascuno di questi interventi programmati, e stiamo parlando di opere pubbliche in maniera particolare, è stato emanato il decreto di approvazione della spesa dopo che il Comune ha trasmesso al commissario delegato il progetto approvato. Quindi il Comune aveva una delibera, diciamo un decreto di programmazione, doveva redigere il progetto, trasmetteva il progetto che veniva approvato dal commissario delegato, il decreto poi veniva registrato dagli organi di controllo, cioè la Corte dei Conti e la Ragioneria dello Stato, il soggetto beneficiario a quel punto poteva avviare i lavori
e il commissario, cioè le strutture commissariali, avrebbero erogato le risorse per pagamento di anticipazione e o di stati d'avanzamento lavori. Quindi tutto molto semplice e lineare, direi, e con un controllo di quelle che erano le questioni. Per quanto riguarda le risorse finanziarie scritte nella contabilità speciale 5281, vedete che questa è una cosa molto importante, è una slide che io ritengo di particolare rilevanza, perché qui vedete una serie di interventi per circa 447 milioni di euro, le cui somme risultano già impegnate e destinate ai soggetti beneficiari. A cosa mi riferisco? Ai programmi di intervento sugli edifici pubblici, di cui ad alcune delibere del delibere CIPE, e mi riferisco al Palazzo del Governo, al Convento di San Bernardino, al Palazzo Camponeschi per circa 47 milioni di euro, gli interventi oggetto di donazioni come il Palazzo Ardinghelli, la Chiesa di San Gregorio Magno e tante altre per 7 milioni di euro, l'edilizia residenziale pubblica per Later di L'Aquila, Teramo e Chieti per circa 3,3 milioni di euro, la rimozione e gestione delle macerie, i programmi di intervento sugli edifici scolastici, gli interventi per i quali sono stati già emanati i decreti di approvazione della spesa come le mura urbiche, la chiesa del Crocifisso, la chiesa di San Flaviano all'Aquila, il centro polifunzionale a Rocca di Cambio, le case comunali di Villa Sant'Angelo, Fagnano Alto e Navelli, eccetera, eccetera, le attività produttive per circa 44 milioni di euro e altre questioni che riguardano il CAS, il personale, le convenzioni, l'attività scolastica per circa 144 milioni di euro. Ora, questa slide la ritengo molto importante perché... perché qualche giorno fa sulla stampa è uscito il fatto che 470 milioni di euro non si capiva dove stavano, sciopero bianco di Chiodi e compagnia bella. Questa slide riporta il contenuto di un allegato al dossier informativo che ho trasmesso al governo e dimostra che i 447 milioni, non 470, ma 447 milioni, sono ancora sulla contabilità speciale e quasi tutti, come vedete, impegnati secondo quanto indicato nelle slide. Quindi non solo i soldi ci sono, ma non sono tornati indietro, ma sono addirittura destinati quasi tutti a una serie di interventi già individuati per i quali bisognerà darsi da fare. La ricostruzione privata, passiamo un attimo alla ricostruzione privata. In questo grafico vedete le serie storiche mensili per quanto riguarda i cantieri E, classificati E per le case E. Vedete che ci sono delle linee, queste linee fanno riferimento a ciascun mese a partire dal gennaio del 2010, la linea gialla riguarda il numero delle istruttorie approvate dalla filiera, la linea rossa i contributi concessi dal comune, la linea blu il numero dei cantieri aperti e quella nera l'importo dei contributi concessi per milioni di euro. Come vedete, l'impennata netta, evidentissima, avviene a partire da settembre del 2011. Se voi vedete da settembre del 2011, le curve cominciano ad avere un ritmo crescente molto sostenuto, mentre nella fase precedente avevano avuto un ritmo crescente molto contenuto. Se passiamo alla successiva slide, mi piace sottolineare, questa è una slide che dimostra qual è stato il numero medio mensile di nuovi cantieri aperti per l'edilizia privata sulle case E. Anche qui vedete che nel secondo trimestre del 2010 ne erano 5, poi così via a salire, fino ad arrivare anche qui nel terzo trimestre del 2011 ad avere, diciamo, quella che è il maggior numero di cantieri aperti. Purtroppo devo sottolineare che nel terzo trimestre del 2012 c'è stata una significativa flessione dovuta ad agosto, sostanzialmente, e alla fase del cambio, insomma, dell'emergenza, allo stop dell'emergenza, quindi alle nuove procedure. L'ultimo dato del terzo mese è risalito a 102. Beh, questo è quello che io... Perché questo era solo luglio-agosto. Ah, questo è luglio-agosto. Infatti io ho detto agosto, ferie, settembre, stop emergenza. Ok. Rimbalzato. Per quanto riguarda lo storico della proiezione dei saldi e contributi, questa è una stima dell'andamento della spesa nelle periferie di tutti i comuni, sempre per gli edifici con esito E.
Come vedete, la parte blu è una, sono i dati storici, mentre la parte in rosso si riferisce a quelle che possono essere le proiezioni di quelle che saranno le spese, la spesa, l'andamento della spesa. Il picco di spesa è previsto per il periodo che va tra la metà del 2013 e la fine del 2014. Avremo un picco di spesa perché andranno erogazione tutte quelle attività che, per le quali si è fino adesso lavorato in termini, diciamo così, di preparazione. Sono delle proiezioni che sono utili ovviamente al governo, al Ministero, alla Ragioneria Generale dello Stato per fare le proprie valutazioni. Mi piace sottolineare anche il lavoro fatto nella slide successiva che riguarda la white list. Come voi sapete, l'articolo 16 della legge 77 del 2009 faceva sì che si dovesse fare un lavoro importante per quanto riguarda la prevenzione delle infiltrazioni della criminalità organizzata negli interventi per l'emergenza e la ricostruzione della regione Abruzzo. Poi gli articoli 7 e 8 dell'OPCM 4013, e che è stata, direi, su questo punto a mio giudizio una svolta molto molto positiva, tra l'altro che mi ha visto particolarmente favorevole, ha previsto un'ipotesi di acquisizione di offerte e pubblici elenchi di operatori economici. Gli obiettivi furono molto ben illustrati dal ministro Barca in una conferenza stampa, adesso non ricordo tenuta quando, ma erano ovviamente la concorrenza, e nessun libero mercato, nessun sistema in assenza di concorrenza può dirsi mai virtuoso. Un libero mercato diventa un capitalismo senza concorrenza, diventa un capitalismo clientelare, peggio dello Stato operatore economico, direi. Quindi la concorrenza per noi era una cosa molto importante che si potesse raggiungere, la prevenzione delle infiltrazioni malavitose, la trasparenza, che, diciamo la realtà, ne abbiamo bisogno sempre di più, perché anche durante la fase del commissariato o del commissariamento, malumori mai esposti, diciamo, in maniera ufficiale circa alcune procedure che si stavano instaurando nella ricostruzione privata sono a conoscenza di tutte, ciascuno di voi me l'ha dette, ciascuno di voi. Non l'ho viste scritte sulla stampa quelle cose, però sta di fatto che la consapevolezza da parte di tutti c'era, e questa OPCM è stata un'occasione utile anche per cercare di intervenire su questo che sembrava una patologia che stesse in qualche modo lievitando, direi in maniera tra l'altro nettissima. La tracciabilità nelle attività di riparazione e ricostruzione, l'adeguata partecipazione degli operatori economici. Quali sono state le attuazioni? Come voi vedete, sono stati i decreti del commissario delegato, il 108 del 2012, che ha dato attuazione attraverso la white list, e le richieste di iscrizione alla white list sono al 31 agosto del 2012 erano 425, al 26 ottobre del 2012 sono 459. Per quanto riguarda la ricostruzione pubblica, passiamo alla slide successiva. Come voi sapete, la ricostruzione pubblica è cosa diversa dalla ricostruzione privata. La ricostruzione privata segue una serie di regole, la ricostruzione pubblica ne segue delle altre. Ora, la ricostruzione pubblica trae anche qui, diciamo, la norma, la fonte normativa nell'articolo 4 della legge 77, che affida due cose. Al Ministero delle Infrastrutture affidava, sempre d'intesa naturalmente, sia con le amministrazioni interessate e con la Regione Abruzzo, e sentiti i sindaci dei comuni interessati, affidava un piano di interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici, che fu il primo atto sul quale lavorammo, ma anche questo non era un atto, diciamo, dove si vedeva il cantiere aperto, ma era un atto talmente importante e significativo che era, direi così, l'inevitabile antecedente di quella che poi sarebbe stata un'attività di cantierizzazione che sarebbe avvenuta addirittura dopo il progetto, dopo tante altre cose. Affidava quindi questo piano di interventi al Ministero delle Infrastrutture e al Presidente della Regione Abruzzo, in qualità di commissario delegato, la realizzazione degli interventi, avvalendosi di soggetti attuatori, quali il Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche e dei competenti uffici scolastici provinciali. Vediamo le delibere CIPE, quindi, che hanno finanziato la ricostruzione pubblica. Sempre in attuazione dell'articolo 4, sono stati emanati agli atti per gli interventi pubblici su immobili e infrastrutture danneggiate dal sisma
sono state fatte sia delle delibere CIPE, delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei decreti. Facciamo un po' un quadro riepilogativo di quelle che sono le delibere CIPE, che sono di fondamentale importanza perché sono la messa a disposizione, il primo atto di messa a disposizione reale di fondi. Per quanto gli oggetti degli interventi sono stati l'edilizia scolastica per 270 interventi per un importo di 226 milioni di euro, con la delibera CIPE 79 del 2009 l'oggetto di intervento è stata l'Università dell'Aquila con 9 interventi da parte dell'Università dell'Aquila per un importo di 40 milioni di euro. Poi si sono succedute la delibera CIPE dell'82 del 2009 che ha riguardato gli edifici pubblici e i comuni del cratere dell'Aquila per 21 interventi per l'importo di quasi 201 milioni di euro, e la delibera CIPE 44 che si riferisce a edifici pubblici di L'Aquila e dei comuni del cratere, che ne sono 23 per 167 milioni. Quindi sono stati finanziati, o meglio, sono stati oggetto di delibere CIPE ben 323 interventi sulla edilizia pubblica per un importo di 633 milioni di euro. Guardate che queste delibere CIPE non è che te le fanno dalla sera alla mattina. Adesso noi abbiamo il ministro che se ne occupa, insomma, del CIPE, ma prima il ministro che si occupava del CIPE mi sembra che fosse il ministro dell'economia. Il ministro dell'economia era no, è il sottosegretario Micichè, però era il ministro dell'economia, era inserito nel ministero dell'economia. Mi fa bene, facciamo questa domanda difficile. In diretta, non era stata prevista una cosa che abbiamo introdotto che fa sì che le osservazioni dell'economia e della struttura istruttoria della Presidenza del Consiglio debbano arrivare identiche e essere condivise prima degli incontri? Questo non avveniva in passato, questo determinava un disallineamento delle valutazioni delle due strutture e un allungamento dei tempi. Era proprio questo che volevo dire, cioè volevo dire che quello che abbiamo dovuto fare per arrivare, per venire a queste delibere CIPE, voi non lo potete nemmeno immaginare. Naturalmente nessuno lo vedeva, la delibera CIPE sembra un atto dovuto. La delibera CIPE è stata una sudata incredibile per una serie di questioni. E prima c'era tutto un lavoro da fare con i sindaci, con le comunità, con le istituzioni, con il Comune dell'Aquila, con la provincia, per individuare quel programma e quelle priorità che sembravano essenziali per un buon processo di ricostruzione. Per quanto riguarda, quindi abbiamo parlato delle delibere CIPE, poi ci sono le ordinanze che hanno riguardato anche l'edilizia residenziale, l'edilizia pubblica, e le ordinanze di protezione civile, come le vedete, sono elencate e hanno riguardato l'edilizia residenziale pubblica dell'Ater per 150 milioni di euro, gli interventi urgenti sulla viabilità dell'Aquila per 7 milioni e 600 mila euro, gli interventi urgenti per gli edifici sede di istituzioni pubbliche e di caserme demaniali all'Aquila per 21 milioni di euro, Piazza d'Armi con la OPCM del 38-50, e questa è un'altra di quelle che abbiamo, l'ho vista adesso, sembra una cosa 1.300.000 euro, ma è stata una cosa incredibile per inserirla, riuscire a inserirla. Poi la 39-16 per quanto riguarda il Tribunale di Chieti e l'Istituto di Santa Maria degli Angeli dell'Aquila per 4.300.000 euro. Quindi la seconda modalità di finanziamento degli edifici pubblici, abbiamo visto, erano quelle delle ordinanze. La terza sono i decreti del commissario delegato, e ne sono, credo, 2, 3, 4, 5, 6, sono 6 i decreti del commissario delegato che si sono occupati dell'edilizia pubblica. Riguardano gli edifici pubblici indicati dal Comune dell'Aquila, le reti e gli impianti del Comune del Cratere e dell'Aquila, il patrimonio culturale danneggiato dal sisma per 69 interventi per una dotazione finanziaria complessiva, c'è un doppio asterisco come voi potete leggere, quindi c'è una precisazione, di 119 milioni di euro. E poi ci ne sono altri, insomma, per complessive 124 interventi per 176 milioni di euro. Vorrei, qual è lo stato di attuazione di tutte queste interventi che sono stati oggetto di apposito finanziamento e non dalla sera alla mattina, ma a seguito di una serie di attività? Come voi vedete, il numero di interventi della ricostruzione pubblica per quanto riguarda il Comune dell'Aquila
Al primo sono stati diciamo classificati così, quelli che sono in progettazione, quelli che sono in fase di gara, quelli che, i cui lavori sono avviati e i lavori conclusi e da avviare. Come poi vedete, il confronto tra il primo semestre del 2011 e il primo semestre del 2012. In progettazione nel primo semestre del 2011 ne erano 36, oggi ne sono 46. In fase di gara ne erano 20 e oggi ne sono 20, ma non sono le stesse gare, coincide il numero, è una casualità. I lavori avviati il primo semestre del 2011 ne erano 6, al primo semestre del 2012 ne sono avviati 17, i lavori conclusi ne erano 38 e adesso ne sono 42, da avviare all'epoca ne erano 30, oggi invece da avviare ne sono rimasti 5. Per gli importi, ma di che importi stiamo parlando? Quello è il numero dei cantieri. Questa stessa modalità di illustrazione per quanto riguarda gli importi. Come vedete, in progettazione oggi ci sono 298 milioni di euro, cioè lavori che sviluppano 298 milioni di euro. In fase di gara ce ne sono 81 milioni di euro. I lavori avviati sono quasi, riguardano diciamo, importi per 90 milioni, i lavori conclusi ne sono stati conclusi già lavori per 62 milioni di euro, da avviare quindi ci sono lavori per 24 milioni di euro che ancora sono nella fase insomma, un po' più lenta. Per quanto riguarda i comuni del cratere, stessa questione per quanto riguarda i comuni del cratere, come vedete in progettazione adesso ce ne sono 28, prima ce n'erano 14, in fase di gara ce ne sono 9, avviati 2, conclusi 37 e ne sono 84 ancora da avviare, mentre nel primo semestre del 2011 ce n'erano 102 da avviare. In termini di importo, come poi vedete, in progettazione ce ne sono 24 milioni di euro, e da avviare 72 milioni di euro, quindi c'è una parte consistente di lavori che riguardano la ricostruzione pubblica nei comuni del cratere che è un po', diciamo, un po' più da darsi da fare un po' di più, perché rispetto al comune dell'Aquila c'è, come vedete, sia in termini di numero che in termini di importo c'è una percentuale meno positiva, insomma, chiamiamola così. Per quanto riguarda la ripianificazione del cratere, del territorio, mi sembra importante partire sempre dalla legge 77, che l'articolo 2,12, come vedete c'è il testo dell'articolo 2,12 del decreto della legge 77, dove si diceva che i comuni del cratere predispongono d'intesa con il Presidente della Regione Abruzzo, sentito il Presidente della Provincia e d'intesa con quest'ultimo nelle materie di sue competenze, questo lo sappiamo quasi a memoria, potrei ripeterlo senza guardandolo, la ripianificazione del territorio comunale, definendo le linee di indirizzo strategico per assicurarne la ripresa socio-economica, la riqualificazione dell'abitato e garantendo un'armonica ricostituzione del tessuto urbano, abitativo e produttivo. Ora, gli obiettivi qual erano in questo caso? Ripresa socio-economica, riqualificazione dell'abitato e armonica ricostituzione del tessuto urbano, abitativo e produttivo. Questa era, diciamo così, l'obiettivo che si poneva la legge, ma come si fa? Ecco che il commissario delegato, grazie al lavoro fatto dalla struttura di missione, con un decreto, il decreto del commissario delegato numero 3 del 9 marzo del 2010, diede le linee di indirizzo strategico per la ripianificazione del territorio. Erano quattro, diciamo così, le questioni sulle quali si poneva l'accento. Uno, il coordinamento delle iniziative in un'ottica di area vasta e di intercomunalità. Sembra una cosa ovvia, ma non è ovvia per niente poi nella concreta attuazione, tant'è vero che su questo si sono incontrati più di una resistenza e più di una, diciamo così, di una disorganicità. Quindi non era affatto scontato che questo accadesse, perciò nelle linee di indirizzo strategico ci si è posta l'attenzione. Poi il potenziamento e la valorizzazione dei sistemi territoriali locali con l'individuazione di aree omogenee, cosa che è stata fatta ed è avuto anche un ottimo, secondo me, risultato per certi versi, la riqualificazione delle reti ambientali e storico-culturali e la razionalizzazione della mobilità territoriale e urbana.
A questo punto, vexata questa relativa ai piani di ricostruzione, lo dico perché nessuno di noi ha pensato che i piani di ricostruzione fossero qualche cosa di particolare, si è discusso molto. La realtà è che i piani di ricostruzione li abbiamo chiesti noi. Nella prima versione del decreto legge i piani di ricostruzione ai sindaci non c'erano. Fu un'azione, direi così, di iniziativa dei sindaci che io ovviamente in qualità di rappresentante in qualche momento della Regione Abruzzo e quindi che condividevo tra l'altro questo fatto che si volesse evitare che ci fosse quello che si poteva temere, una sorta di esproprio di compiti e di funzioni da parte, nei confronti delle comunità locali, inserimmo, feci di tutto perché fosse inserito all'interno della legge di conversione questo comma che riguardava un'attribuzione che veniva data ai sindaci dei comuni del cratere che avrebbero predisposto insieme al presidente, insieme al presidente della provincia. Tra l'altro mi ricordo che sul presidente della provincia non c'era nella versione che noi mandammo, poi Massimo ti ricordi che ci fu una sollevazione della... e quindi riuscimmo. Quindi questa cosa non è stata né voluta dal governo né sponsorizzata dal governo, è stata una cosa che abbiamo voluto noi come comunità locali. Quali erano gli obiettivi? Ripresa socio-economica, riqualificazione dell'abitato e rientro delle popolazioni sfollate nelle abitazioni. Anche qui il decreto del commissario delegato individuò il numero 3, diciamo alcuni punti fermi, e questi erano i contenuti, erano indicati nell'articolo 5, il cronoprogramma, l'individuazione degli interventi, la stima economica ovviamente che serviva alla Ragioneria Generale dello Stato, la procedura amministrativa. Anche qui la procedura amministrativa non è che era scritta da qualche parte, si è dovuta questo decreto massimo fu scritto credo insieme con le strutture comunali, mi sembra di ricordare, quindi con il perfetto, direi all'epoca Massimo mi sembra che fosse ancora il vice commissario, e quindi questo è un decreto che è stato poi contestato più volte ma senza una ragione di contestazione d'altra parte, dal momento che gli estensori erano stati proprio il comune e la struttura commissariale. I piani di ricostruzione, quali sono le modalità di affidamento? Come voi vedete anche qui, guardate, qui c'è una slide interessante perché dimostra una cosa, almeno secondo me, poi voi farete le vostre valutazioni. Tre sono state le modalità di affidamento che sono state rese possibili nell'autonomia di ciascun comune per quanto riguarda i piani di ricostruzione. Bene, nei 57 comuni del cratere all'università sono stati affidati 37 piani di ricostruzione, ai liberi professionisti 15 e agli uffici tecnici comunali 2, non starò a dire quali sono i comuni. Guardate quelli che sono stati affidati alle università, i comuni con piano di ricostruzione adottato sono stati 31 e i comuni pervenuti all'intesa sul piano di ricostruzione sono stati 12, quindi se vogliamo quasi la totalità dei comuni che hanno affidato alle università il piano di ricostruzione lo hanno adottato e 12 di questi sono pervenuti all'intesa. I comuni che hanno affidato a liberi professionisti i piani di ricostruzione, solo uno è stato adottato di questo piano di ricostruzione ed è pervenuta all'intesa, e agli uffici tecnici comunali, come poi vedete, 211. Per quanto riguarda i piani di ricostruzione redatti o in corso di predisposizione, i piani di ricostruzione redatti o in corso di predisposizione sono alla data del 31 agosto, sono 54 comuni, li vedete anche nella cartina evidenziati in blu. I piani di ricostruzione adottati sono 33, e questo è un dato molto significativo e molto importante ai fini della programmazione finanziaria. I dati che i PDR adottati sono 33, come vedete la stima complessiva di attuazione dei piani di ricostruzione adottati è di 7 miliardi e mezzo di euro. Di questi 7 miliardi e mezzo di euro vedete che 5 miliardi e mezzo si riferiscono all'Aquila e alle sue frazioni e quasi 2 miliardi di euro si riferiscono ai piani di ricostruzione, alla stima dei costi complessivi dei piani di ricostruzione per l'Aquila, per gli altri comuni, scusate. Quanti ne sono pervenuti all'intesa di questi piani di ricostruzione che sono stati adottati? Ne sono pervenuti all'intesa, alla data del 31 agosto, sono quelli di 14 comuni.
per, come vedete, una stima di costi complessivi per 6 miliardi e 200 mila euro. Questi sono dati molto importanti ai fini della programmazione delle risorse finanziarie. Sono delle stime che possono consentire al governo, come poi vedete nella slide successiva, ci sono dei dettagli. Per esempio, questa è interessante notare che gran parte del costo, come era presumibile ritenere, dei piani di ricostruzione riguarda la ricostruzione privata, di gran parte, perché per esempio su 7 miliardi di euro che è la stima dei piani di ricostruzione adottati, ben 6 miliardi e 200 milioni di euro riguardano la ricostruzione privata, mentre la ricostruzione pubblica sono 708 milioni di euro e le reti e gli spazi pubblici 539, mutatis mutandis, fatte le dovute proporzioni anche per quanto riguarda quelli pervenuti alle intese. Mi vorrei soffermare un secondo, se non vi tedio, ma credo che sia un giusto riconoscimento a un lavoro straordinario, quello relativo alle macerie. Allora, avete sentito le polemiche che hanno investito tutto il paese sulla regione macerie, la cosa, le carriole, vi ricordate quante ne abbiamo? Quando scriverò il libro, ministro Barca, sarà bello, perché poi dirò tutto quello che penso di dover dire, che oggi non è corretto dire in questa fase, quando sarà storia le cose si possono dire a distanza di tempo, magari tra 20 anni. Allora, macerie pubbliche rimosse per l'anno 2009-2012, come vedete sono state 404.000 tonnellate, sono state rimosse dal 2009 ad oggi. 206.000 tonnellate, sono pari al 51% di esse, sono state rimosse negli ultimi 10 mesi. Vi dico subito una cosa. Io voglio fare i complimenti all'ingegner Romano, non so se è qui oggi, non c'è l'ingegner Romano. Perché è riuscito a mettere in piedi, insomma lui ma tutta la struttura poi commissariale con la quale ha collaborato, è riuscito a mettere in piedi, anche il governo per le norme che sono state poi emanate, è riuscito a mettere in piedi un sistema di controllo sul ciclo delle materie molto efficiente e a costi contenutissimi. Ci sono tanti altri, noi abbiamo confrontato questi costi e questo sistema ad altri sistemi, che non citerò ovviamente in questa occasione, ma non sono, io direi, anzi inviterei lo Stato, il governo, a prendere in considerazione questo sistema che è stato costruito all'Aquila, piuttosto di altri che sono molto 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 più costosi e molto 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 meno efficienti, e noi l'abbiamo testati e visti. Per quanto riguarda le macerie pubbliche e private, faccio ancora una slide successiva. Come avete visto, sono 315.700 le tonnellate di macerie pubbliche e private rimosse nei primi 10 mesi del 2012. 111.000 tonnellate di macerie sono state rimosse dal 15 giugno del 2012, l'inizio del monitoraggio. Su questa slide successiva vedete un esempio di quanto sia stato puntuale e attento il lavoro svolto dal soggetto attuatore per le macerie. Qui vedete i primi risultati di monitoraggio di macerie private per quanto riguarda le strade percorse dai trasporti. Ovviamente questa si vede poco, naturalmente allargando la videata è possibile scendere nel dettaglio. Quindi questo rende la possibilità, tra l'altro, anche di pianificare una serie di interventi sulla viabilità che possono in qualche modo rendere, diciamo, tutto questo lavoro anche meno, diciamo, facilitare in sostanza non quelle che sono le esigenze anche della cittadinanza e delle comunità. Per quanto riguarda le aree di prelievo, i cantieri e di conferimento degli impianti, come poi vedete anche qui c'è un riferimento molto, molto attento, viene seguito tutto con molta attenzione e con molta puntualità, sia i punti di prelievo che sono i cantieri, che sia i punti di conferimento, perché viene seguito in tempo reale con un sistema, direi, che veramente è stato encomiabile. Io avrei finito per quanto riguarda le slide. Faccio solo una considerazione finale. Guardate,
Questa vicenda è stata una vicenda del tutto peculiare. Io ho svolto questa funzione non cercandola, ma perché mi si era detto che era sempre stato così, che sempre i presidenti di regione dovevano svolgere questa funzione. Allora vi racconto un piccolo aneddoto che è un fatto esclusivamente personale. Io ebbi la tentazione di dire: ma questo è un compito troppo grande, non è una questione, non si trova sui libri, non c'è nessuno che ti può dire qualcosa, devi inventarti tutto dalla sera alla mattina, con una vicenda che avete saputo aveva colpito la protezione civile, una serie di attenzioni spasmodiche, particolari, le infiltrazioni mafiose, la gente che ovviamente avrebbe voluto che le cose fossero fatte dalla sera alla mattina, persone che irresponsabilmente alimentavano questa speranza in modo, direi così, solamente propagandistico, mentre invece la realtà era vera, cioè esisteva una realtà, e la realtà era quella che questa ricostruzione sarebbe stata inevitabilmente lunga. Solamente chi fa la politica politicante può pensare che nel giro di un anno riapriamo i centri storici, perché chi invece ha un minimo di esperienza amministrativa, conosce un po' di leggi, sa che sono i progetti, ha un minimo di esperienza dell'edilizia, sa che questo non è possibile, e quindi tutte queste cose. Allora io ebbi la tentazione, e fino alle 4 di notte del giorno in cui sarebbe dovuto esserci il decreto che nominava me commissario delegato, io rimasi sveglio e fino alle 4 di notte decisi, sciolsi la questione, ma non la sciolsi con la convinzione di dire: questa è una cosa della quale io sono all'altezza. Nessuno, solo un presuntuoso può pensare di essere all'altezza. Pensai a Celestino V e dissi che quello sarebbe apparso come un gran rifiuto, e siccome noi ne abbiamo già avuto uno che ha fatto il gran rifiuto, e secondo me avrebbe fatto bene ad accettare, perché come poi vedete insomma svolgere quel ruolo a quell'epoca dava molte possibilità anche alle comunità, no, in termini investimenti. Allora io dissi: no, devo accettare. Allora accettai, ma con un forte, diciamo una forte ansia. Devo dire che devo ringraziare i collaboratori, in maniera particolare l'ingegner Fontana, che è stato talmente discolo oggi che è una cosa incredibile, non ha ascoltato una parola di quello che ho detto, forse perché ritiene di avendole scritte, che in qualche modo diciamo può avere. Però devo dire, desidero ringraziarlo per il lavoro svolto e anche per essere stato il capo espiatorio in decine e decine di situazioni. Lo dico pubblicamente: io l'ingegner Fontana non lo conoscevo, l'ho nominato su richiesta del sindaco Cialente e l'ho conosciuto successivamente. Posso testimoniare che ha delle asperità caratteriali di primissimo livello, ma ha altrettanto di primissimo livello la sua competenza, la sua conoscenza dei processi e la sua onestà, che in situazioni di questo genere, con ruoli così importanti e così determinanti e così, direi, con una montagna di denaro che piove, che in qualche modo assume per il coordinatore di un ufficio così importante per la ricostruzione, era la prima caratteristica della quale avremmo avuto bisogno. Quindi caratteristiche, quindi una grande asperità, ma sull'altro piatto della bilancia una straordinaria competenza professionale e una straordinaria onestà, che è stato per me assai confortante, tant'è vero che quando il sindaco Cialente intendeva scaricarlo, forse per l'asperità ovviamente, che non per le altre caratteristiche, io invece ho ritenuto, pur non avendo nominato, di continuare a sostenerlo ed avvalermene. Ringrazio tutti coloro che hanno collaborato, ringrazio i sindaci, mi devi far ringraziare 2 secondi, ringrazio i sindaci del cratere, perché sono state delle persone che hanno affrontato con grande senso di responsabilità, alimentando la speranza nelle loro comunità,
dandosi da fare, e quindi vi faccio veramente i migliori congratulazioni, vi dirò, sarò al vostro fianco per i prossimi anni, sono anche il vostro presidente, finché sarò il vostro presidente, può essere anche per i prossimi 10 anni, perché non abbiamo ancora lì, quindi state attenti quando avete a che fare. Però detto questo, mi sento anche di ringraziare in maniera particolare, prima e per ultimo ringrazierò il ministro Barca e poi spiegherò perché. È chiaro che ringrazio Letta, ringrazio tutti coloro che hanno svolto una funzione direi encomiabile, la questione relativa alle tasse, poi non ne parliamo, però la questione relativa alle tasse è stata una delle cose straordinarie. Mi sento di ringraziare per quanto riguarda la nuova, diciamo, il nuovo governo, due persone, anzi uno in maniera particolare e poi il ministro Barca. Insomma, i due sono le persone che mi hanno dato una grande mano e un grande sostegno, dovendosi barcamenare in un clima difficile, dove ogni parola che veniva detta veniva letta, ora di a sostegno a Chiodi, ora di sostegno a Cialente, in una campagna elettorale che dove una cosa che dicevi poteva succedere, l'ira di Dio. E sono Aldo Mancurti, al quale va la mia, direi così, stima più profonda per la sua capacità, per la sua signorilità, per la sua pacatezza, e Alfonso Celotto per tutte le rogne che si è dovuto beccare, per le lamentele che riceveva, per le mail che ha ricevuto, è dimagrito e credo che non avrà finito a dimagrire, perché le situazioni saranno ancora più pesanti. Per quanto riguarda il ministro Barca, che devo dire? Io credo che abbia fatto un lavoro anche lui molto molto buono, molto molto difficile, dovendosi barcamenare ancora più di tutti gli altri in questa vicenda. Ne ho apprezzato la competenza professionale, la competenza tecnica, le posizioni ferme anche rispetto a delle vicende che potevano essere impopolari, e questo è garanzia di solidità, di robustezza. E devo ringraziarlo perché si è fatto facilitatore di tanti vicende, di tanti processi. Mi sento però anche di dirgli una cosetta. Guarda, qui non è vero che c'è stato un deficit di democrazia. Qui è stata rappresentata un deficit di democrazia. La democrazia che c'è stata qui, che oggi nemmeno, tu non te ne accorgi, le carriole, i comitati, gli incontri sotto i tendoni, le pressioni, i comitati che nascevano e venivano tutti bene o male ascoltati, ma erano tutti l'uno contro l'altro armato. Non c'è stato nessun deficit di democrazia, qui sono stati sentiti i sindaci, sono stati sentiti, facciamo, qui a un certo punto si è apparsa il fatto che non ci fosse un fatto di democrazia. Lascio perdere il periodo della protezione civile, quello c'è stato un momento in cui c'era un comandante e questo comandante prendeva le decisioni, e viva Dio che c'era un comandante che prendeva le decisioni con una linea di comando molto chiara. Io ho visto e vi assicuro che è un'esperienza indimenticabile, e direi è come una guerra. Noi abbiamo vissuto un momento di guerra, i primi periodi di tempo sono stati momenti di guerra, e nei momenti di guerra ci deve essere un comandante e ci devono essere quelli che sanno ubbidire, non basta nemmeno un comandante, ci vogliono coloro che sanno ubbidire in tempi rapidi, velocissimi. Quello è un momento del tutto particolare, ma è un'emergenza. Ma dopo ti assicuro che la democrazia qua non è mancata in nessun modo, i processi democratici ci sono stati. Ovviamente nulla di particolare, certo non facevamo per ogni cosa, facevamo l'alzata di mano, l'assemblearismo no, perché l'assemblearismo era fine a se stesso, però devo dire che se è vero che la popolazione aquilana, se la nostra ricostruzione è, mi sembra ragionevolmente sostenibile, che ha fatto fino adesso un buon lavoro e la comunità aquilana si è comportata molto bene, perché ha lavorato in maniera lacre, con l'organizzazione dei consorzi, con la progettazione, con una serie di questioni, io credo che la nostra ricostruzione possa essere ancora considerata ad oggi forse una di quelle più rapide fino ad oggi, perché se è vero che, come è stato anche accennato questa mattina, non dimentichiamo che qui ci sono stati 30.000 persone, 35.000 persone che sono rientrate nelle loro case, che prima sfruivano del contributo autonomo e sistemazione dopo averle riparate. Non dimentichiamo che c'erano 17.000 studenti e ci sono rimasti 17.000 studenti, non dimentichiamo che c'erano gli studenti universitari e che sono rimasti e che i professori non sono andati via.
tutte le nostre previsioni, Massimo Cialente le sa, perché la sera con De Bernardinis e con gli altri, con Bertolaso, si facevano delle previsioni, e le previsioni dicevano che noi avremmo avuto un calo della popolazione del 25%, come era accaduto nelle altre terremoti. Qui non c'è stata, qui la città esiste, la città è viva, la città sta costruendo, prima ha elaborato, faceva i progetti, discuteva, si organizzava e adesso sta facendo la stessa cosa. E nei prossimi mesi i cantieri che nasceranno in questa città saranno tantissimi, saranno inevitabilmente tantissimi. Adesso si tratta di gestire un programma difficile, con degli aspetti burocratici significativi, sui quali naturalmente si potrà migliorare, si potrà peggiorare, ma queste sono questioni che attengono alla realtà. Noi facciamo i conti con la realtà, non facciamo i conti con le fantasie. Quindi io ringrazio tutti, il Ministro Barca, gli auguro di continuare questo lavoro in modo, direi, proficuo per la nostra ricostruzione. Io sono il Presidente della Regione Abruzzo, sono il garante di tutti gli abruzzesi e sono il primo garante della ricostruzione aquilana, per ovvi motivi, facendo parte, essendo il nostro capoluogo. Grazie e a presto risentirci su altri temi. Grazie. Oggi era la giornata del commissario Chiodi, e ha fatto giustamente la parte del leone. Noi quattro poche battute che sono importanti perché lo inquadrano. Io la dico solo su quello che ha detto Chiodi, due battute. È una carrellata notevole, documentata da questa cosa che vedete, ma documentata anche da uno sforzo delle slide di oggi, che sono estremamente apprezzabili e secondo me da diffondere, da discutere, da rendere oggetto di pubblico dibattito, se c'è una forte democrazia. Sono già sul sito del commissario. Benissimo, le farò un link al tuo sito. Il giudizio evidentemente non è di oggi, il giudizio si stratificherà nel tempo, e però alcuni dati fondamentali qua contenuti, ne richiamo solo tre, sono parte del nostro lavoro delle prossime settimane. Un'informazione sulla ricostruzione pubblica migliore di quella che avevamo avuto, era uno dei punti deboli anche alcuni mesi fa. Una interessante disamina delle tipologie, dei tempi, dei programmi di ricostruzione, e soprattutto per me, che guardo avanti in una situazione di finanza pubblica difficile, quella delle previsioni, sia delle previsioni di rientro. Voglio ricordare che dietro quei numeri proiettati fino al dicembre 2015 c'è un'ipotesi che voi avete fatto, che è importante: quei 35.400 rientrati, se ne aggiungono altri 19.000 soltanto per la parte delle periferie, vuol dire che ancora alla fine del 2015 ci saranno rientrati 54.000 su 67.000 secondo questo quadro, che vuol dire, se questo è il ritmo, che anche allora questa ricostruzione avrà portato un rientro nelle persone in maniera più elevata e più accelerata dell'Umbria. Stamattina ho detto erroneamente Marche, ma per le Marche non abbiamo i dati così precisi. E anche in una logica di previsione che è molto importante, come quella del piano novennale fatto dalla Direzione Generale dei Beni Culturali. Alcuni degli spunti e delle opinioni che tu hai espresso presentandolo, saranno oggetto di confronto e discussione in futuro. Alcuni sono già entrati in scelte che abbiamo fatto. Già l'ordinanza a cui tu hai fatto riferimento dell'aprile 2012 rifletteva alcune di quelle considerazioni, e poi la norma che abbiamo fatto riflette alcune di queste considerazioni. Quindi io credo che sia un materiale estremamente importante. Voglio solo aggiungere una mia parola per ringraziare un mio collega, un dirigente dello Stato, che ha lavorato con grande impegno, con passione, con rischio personale, pure in un contesto di non serenità, che quando tutti potremo scrivere con la libertà e l'utilità che ha scrivere a distanza, io credo sia dovuta più a fattori oggettivi che a fattori soggettivi. Tornerò volentieri, Gianni, sulla questione della democrazia, che non riguarda evidentemente il modo in cui il commissario ha lavorato, riguarda il modo in cui, differentemente da altri ugualmente drammatici terremoti, è stato presidiato il periodo iniziale dell'emergenza. Ci dovremo ritornare per capire, anche perché abbiamo deciso nella norma che la ricostruzione dell'Aquila divenga talmente utile punto di riferimento
che gli uffici speciali della ricostruzione e altri e fino a 100 delle persone che abbiamo e che stiamo reclutando in queste ore, ricordo che ne approfitto per ricordare che le domande dei quiz sono sul sito da venerdì. Il concorso sta procedendo come deve, con un sano, appropriato equilibrio fra attenzione alle competenze già maturate di chi ha già lavorato e concorrenza e merito. Quel 100 di quelle persone lavoreranno in una struttura che è permanente, dove quindi l'esperienza della ricostruzione dell'Aquila verrà travasata all'interno dell'esperienza generale. Voglio ringraziare, dicevo, questo dirigente dello Stato che si chiama Gaetano Fontana, con cui ho lavorato in passato e che, a parte il contributo che ha dato alla ricostruzione, ha mostrato con noi, con i Mancurti, i Celotto e i Barca, una straordinaria cooperazione, anche in momenti di estrema personale difficoltà. Tutto quello che volevo dire, vorrei dare la parola ad Aldo Mancurti che vi brevemente dirà il presente. Il presente è fatto, ne approfitto anche da due persone che entreranno in partita soltanto dall'1 gennaio del 2013, che sono Paolo Esposito e Paolo Aielli. Paolo Esposito per i comuni non Aquila, Paolo Aielli per il comune dell'Aquila, i due uffici speciali, persone che abbiamo selezionato in un modo che conoscete. Una modalità che ci ha portato a sacrificare figure dell'amministrazione pur di valore, anche vicine e lontane da me, nel convincimento della necessità, anche forte dell'esperienza da cui venivamo, che fosse necessario, come dire, mettere in partita due manager di alto valore che fossero appassionati di questo territorio, che avessero lavorato ed espresso in azienda privata la loro competenza, ma che non avessero già lavorato nella ricostruzione. Li schermiamo. Sono schermati da noi, da Aldo Mancurti, da tutti noi, fino ai giorni 24 novembre Paolo Esposito e 27 novembre Paolo Aielli. Quel giorno non li schermeremo più, perché avendo loro accettato di contribuire, di mettersi a lavorare subito, perché questa è una ricostruzione dove non ci si può aspettare l'1 gennaio 2012, e dato che lo stanno facendo in questo momento, tra l'altro senza remunerazione, ma la partita è talmente affascinante che lo merita, abbiamo chiesto loro rispettivamente il 24 novembre e il 27 novembre di esprimere insieme ai sindaci con cui lavoreranno gli intenti e quello che hanno compreso e i loro indirizzi in relazione anche alla formazione al reperimento delle risorse umane e ai profili organizzativi. Li teniamo schermati fino a quella data, hanno il diritto di non dire una parola, perché è bene così. Aldo. Sì, poi seguirà ad Aldo diciamo questa immagine del futuro che quindi ci daranno Nusca e Cialè. Brevissimamente, qualche secondo però va speso per ringraziare il Presidente Chiodi delle parole carine che ha avuto nei nostri confronti. Dico perché nei nostri, perché Alfonso scappa, ma effettivamente non è soltanto la tua stanza di compensazione, il capo di gabinetto Alfonso Celotto è quello che con me sta dividendo questo complesso incarico che abbiamo avuto. Siccome l'amministrazione parla per atti, brevemente dirò quali sono gli atti che stiamo predisponendo e sui quali abbiamo già lavorato e stiamo lavorando. Gli atti principalmente sono un decreto del MEF che credo proprio oggi il ministro Grilli, no, nella visita che ha avuto poco fa, ha confermato di aver sottoscritto, ed è un decreto molto importante perché è il decreto che ci permette, partendo dalla pagina 13 della relazione oggi abbiamo esaminato, di poter disporre dei 447 milioni che sono sulla contabilità speciale. Che vuol dire poterne disporre? Vuol dire destinarli alle finalità per le quali erano già stati preassegnati in tempi celeri, e i tempi naturalmente ci vengono dai due DPCM che hanno stabilito sia che il primo sia io il soggetto titolare ad espletare queste funzioni, e il secondo che comincia già a entrare nella piena operatività perché assicura già la permanenza di alcuni contratti precedentemente stipulati. Brevemente, nel decreto del MEF l'altro aspetto importante, e mi rivolgo ai due coordinatori per ora ombra dei due capi degli uffici speciali, perché come diceva il Ministro uno dei deficit che si è in qualche modo evidenziato, se possiamo dire, era la percezione dell'informazione e della trasparenza dell'informazione. Cosa avverrà? Avverrà che nel decreto MEF
saranno previste quelle che sono le modalità di monitoraggio dei fondi comunitari che il Ministro ben conosce, quindi avremo a disposizione la banca dati unitaria del MEF, per ogni intervento ci sarà il codice unico di progetto, quindi il CUP, quindi signori sarà raccontata nella migliore e più trasparente possibilità, saranno rendicontati ogni euro che verrà speso su questo territorio. Il compito di organizzare effettivamente questo sistema di informazione è dato proprio ai due responsabili degli uffici speciali, proprio in virtù delle intese che il Ministro ha sottoscritto con i sindaci che sono gli artefici della ricostruzione ordinaria dei territori. Oggi però credo che interessi di più conoscere quali saranno i primi atti che metteremo, no? Subito in operatività con i due decreti, i due DPCM. Allora, il primo di fatto, che è quello che consente a me di avere questa titolarità, è stato già bollinato dagli uffici di controllo, quindi sono nel pieno delle mie funzioni. Quindi, per impegno preso con i sindaci Cialente e con tutti i sindaci delle aree omogenee, ma in particolare con l'USCA, il primo sarà quello del pagamento degli stipendi ai precari. Quindi abbiamo chiesto con una nota ufficiale, ancorché, di conoscere con esattezza le somme che vanno trasferite, in questo potendoci avvalere, anche lo abbiamo detto ai comuni, della struttura di supporto che finora la Regione ha tenuto per espletare queste funzioni. Quindi quello sarà il primo. Il secondo naturalmente è quello del contributo di autonoma sistemazione. Ho chiesto 3 giorni fa già al sindaco Cialente, quindi credo di avere i dati nel più breve tempo possibile, di poter in qualche modo firmare subito questi due decreti, che saranno il primo segno del rientro, Ministro, all'ordinario. Noi trasferiremo le risorse e i sindaci saranno gli attori principali di questa ricostruzione. L'altro, del quale stiamo aspettando la registrazione alla Corte dei Conti, di fatto già ha prodotto degli effetti. Il primo è quello che consente al Presidente della Provincia oggi di essere l'ente attuatore, per un disguido nella norma era il Presidente della Provincia e non la Provincia, quindi questa è stata sanata con questo DPCM. L'altro è stato il servizio di mobilità per gli studenti universitari, che in qualche modo si era arenato di fronte al termine della condizionalità di emergenza, ma che in realtà aveva tutti i presupposti per poterlo continuare, perché c'erano le risorse e naturalmente ce n'era l'esigenza. E quindi con la registrazione di questo decreto la Regione, attraverso l'assessorato ai trasporti competente, potrà assicurare questo servizio alla mobilità. Poi, lo ha detto poco fa il Presidente della Regione nella conclusione dell'intervento, si proseguirà con la gestione delle macerie così egregiamente portata fino adesso avanti dalla struttura che se n'è occupata, e poi sono previsti anche degli interventi delle risorse da assegnare alle ex aree di accoglienza. Quindi questo, credo che nei prossimi giorni, appena la Corte dei Conti avrà registrato questo decreto, saranno i primi provvedimenti insieme ai due che ho citato. Chiudo dicendo che cosa consentirà, che cosa ci dovremmo occupare, soltanto dei 447 milioni di pagina 13? No, perché il decreto del MEF ci consentirà invece di assegnare e distribuire le risorse nuove aggiuntive che perverranno e che sono già state disposte a valere sempre sulla legge 67, sull'articolo 14,1. Sono 250 milioni per i quali il decreto è già stato firmato, ma ne sono in arrivo altri 100. Quindi diciamo che il mio mandato, se lo vogliamo definire in termini numerici, vale 447 più 350. Questo è per schematizzarlo in termini, per renderlo concreto, che capisco che era un po', insomma, vero, le aspettative. Per il resto non ho altro da aggiungere, soltanto che confido molto nella collaborazione di tutti quanti. In primis, se volete, vorrei ringraziare i miei collaboratori, ai quali in questo momento del DISET, che stanno veramente lavorando, devo dire, in maniera molto, molto, devo dire, profonda e a tempo pieno. Per il resto non ho altro da aggiungere e darei la parola. Quindi, ai due. Sei nel pieno delle funzioni?
sono nel pieno delle funzioni. Quindi da questo momento in poi puoi permettere un qualunque cosa di omissione, reati, quant'altro. Sì, sì. E io sono ufficialmente fuori, cioè abbiamo capito. Dillo. Sì, abbiamo visto il sorriso. È dal 26 sera, diciamo, quindi auguri, oggi. Auguri. Grazie. Non si sente di accendere. Dopo l'esposizione che ha fatto il Presidente della Regione, il lavoro svolto in questi anni, e questo mi piace moltissimo, ovviamente noi faremo tesoro come sindaci del Cadere per questa relazione. Già oggi pomeriggio, ricordo che faremo qui a Sant'Angelo, il nostro direttore, e con i sindaci, con la struttura del Ministro, come ha detto, approfondiremo alcune cose di questa relazione. Mi ha colpito una tabella che riguarda gli interventi pubblici sul Cratere, nella quale noi come sindaci siamo stati un po' attimino etichettati, no? Non è proprio così, ci sono dei problemi più complessi che da quella tabellina che si è messa là, oggi pomeriggio ne parleremo con tranquillità, perché è un problema di quali soldi, è una delle questioni che noi porremo oggi pomeriggio in maniera chiara insieme a quella di piano di ricostruzione. Noi come sindaci del Cratere abbiamo fatto, siamo stati convinti sin dall'inizio di questa scelta, il Presidente Commissario ne ha, di questa relazione ne occupa alcune pagine, questa storia di piano di costruzione, perché è stata una storia complessa. La relazione è qui, queste sono le slide. Vabbè, insomma, la relazione ma è quella di 1500 pagine. Però te la devi leggere. Però. Abbiamo studiato anche quella, non tutta, ma insomma, abbiamo studiato le parti che più ci riguardavano da vicino. Solo no, l'abbiamo letta anche noi. Poi noi per stampare una cosa del genere abbiamo difficoltà anche. Sarete i soli che se la leggeranno in tutta la storia. Grazie. L'abbiamo letta. Molte cose non abbiamo compreso subito, ma questo fa parte della natura nostra, poi l'abbiamo comprese dopo, piano piano discutendo anche fra di noi. Dicevo, questa parte di piano di ricostruzione è stata una parte molto importante, è ancora per molti comuni una piaga aperta nel piano di ricostruzione. È aperta perché si sono fermate le procedure, il fatto che si sono fermate le procedure implica uno slittamento di tutta la fase della ricostruzione, quindi anche di questa cosa qua, che è un altro problema che abbiamo, ne parleremo nel pomeriggio. Io voglio ringraziare il commissario per questo lavoro che ha svolto in questi anni, lo ringrazio a nome di tutti i sindaci, è stato un grande lavoro, è stato un lavoro che abbiamo svolto con i suoi uffici, con l'architetto Fontana, con la struttura tecnica di missione che ci ha seguito e ci è stato di supporto in molte fasi delicate di tutto il processo dell'avvio della ricostruzione, quindi grazie all'architetto Fontana e grazie ai suoi collaboratori. Grazie anche a chi si è sostituito per quanto riguarda la parte del governo, al capo di gabinetto, il professor Cerotto, e all'ingegner Mancurti, che in questi mesi sono stati i nostri interlocutori. Chiediamo scusa se spesso abbiamo invaso le loro stanze a Roma, chiediamo scusa anche di questo al signor Ministro, ma abbiamo notato che c'è stata una buona squadra, si è messa in campo una buona sinergia che in qualche maniera, io spero, darà i suoi frutti nell'immediato futuro. Questo, l'idea di governance che abbiamo messo in campo è importante, va concretizzata, ci sono ancora molte cose che vanno discusse e che vanno messe a regime. Sono convinto che questo lavoro lo faremo con il nuovo direttore che è stato nominato, con il quale oggi pomeriggio avvieremo un confronto su queste questioni, e sperando che nel giro di questo tempo di fermo, noi siamo un po' pericolosi, siamo un po' preoccupati delle cose che diceva il Ministro, del fatto che fino a fine novembre, insomma, eccetera. Beh, insomma, cerchiamo di contrarre questi tempi, ovviamente cercheremo di utilizzare nel migliore dei modi questa fase che ci divide da oggi fino al 24 novembre, in modo da arrivare a quella data già con molte cose almeno condivise, e poi si tratta di metterle nella operatività delle cose. Ancora grazie a tutti, grazie anche, se posso permettermi, a Sua Eccellenza il Prefetto, che ci ha aiutato moltissimo in questi anni. Colgo l'occasione per salutarla e per fare tanti auguri per il nuovo incarico che ha assunto nel Ministero a Roma. Interpreto in questo momento la volontà e il desiderio di tutti i sindaci di trasmettere questo sentimento di gratitudine e di affetto per quello che ha fatto per noi. Grazie. Molto rapido, questa è una conferenza stampa passata, presente e futuro, ieri e oggi e domani. Io voglio parlare del futuro, del domani. Allora, a parte sullo sfondo resta da compiere nei prossimi giorni questa operazione sul discorso.
discorso dell'istituzione dei contributi, io voglio ringraziare il ministro Barca, chiaramente sempre con Alfonso Celotto, perché nel giro di pochissimi giorni ha inventato, ha scoperto l'istruttorio per capire quello che era successo e ha posto in condizioni, io credo, il governo di affrontare con l'Unione e con la Commissione europea tutte le procedure per risolvere il problema. Resta adesso da avere la certezza questa sospensione della efficacia di questa circolare di INPS e INAIL. È chiaro che io voglio e noi dobbiamo tutti ormai guardare avanti al superamento di questa fase e ad accelerare al massimo i tempi. La prima cosa io credo che sarà l'azione di un avvio immediato della realizzazione, della costruzione e riparazione di edifici pubblici e la ricostruzione privata, questo vedremo con Paolo Aielli, io faccio gli auguri sia ai due Paolo, tutti e due di buon lavoro. Dovremo sbloccare immediatamente la ricostruzione dell'asse centrale del centro storico, questo se non avviene subito entro la primavera del 2013 avremo un crollo definitivo dell'aspettativa della fiducia ai cittadini, io lo segnalo come la prima dell'emergenza. È chiaro, caro Aldo, io ti ringrazio per aver accettato il ruolo che ti sei assunto, è chiaro Aldo che in questo sblocco della liquidità dovremo anche risolvere questo cortocircuito che chiunque conosca un minimo della vita delle pubbliche amministrazioni conosce bene, l'impossibilità di procedere da parte dei comuni ad affidare le progettazioni in assenza del finanziamento. Voi sapete che un comune è impossibilitato a dare un incarico di progettazione se non ha un finanziamento di copertura. Questo cortocircuito io credo abbia provocato un blocco abbastanza importante. L'altra cosa da fare è immediatamente intervenire sui sottoservizi, sta diventando un fattore limitante alla ricostruzione stessa. La filiera adesso io spero che il Comune possa accordarsi per quest'ultima parte che resterà filiera, anche per porre fine a questa situazione kafkiana di un Comune che viene condannato dal TAR prendendosi un commissario perché non sta nei 60 giorni, quando di fatto lo stesso TAR riconosce che chi deve dare il contributo definitivo alla filiera a sua volta non controllata assolutamente dal Comune stesso. È una di quelle zone d'ombra, di quelle contraddizioni che esistono in una difficoltà probabilmente legata ad una complessità collettiva e complessiva della situazione nella quale ci stiamo trovando. Segnalo il problema enorme da risolvere, quello della macchina per gli espropri. In questo momento la previsione che affidi ai comuni, sciogliendo di fatto la struttura che si è creata, pone un gravissimo danno sia ai cittadini che terremotati ed espropriati, non si sa quando avranno l'esproprio, ma tenderebbe a rendere molto, molto, molto più prolungata nel tempo la esecuzione degli espropri che sapete in questo momento, finché non avvengono per occupazioni temporanee, comportano un esborso di circa 20.000 euro al giorno da parte dello Stato per le occupazioni temporanee. Quindi questo è un altro degli aspetti che sto toccando punto per punto. Io mi auguro che ci sia una grossa operazione da condurre, questa con il ministro Passera, che il ministro Barca, come al solito, chiediamo a te di intercedere, istruire, organizzare tutto per il rilancio economico e produttivo del cratere. Ci sono dei finanziamenti, noi li vogliamo vedere sin da adesso col governo, sia nella fase istruttoria sia per come andare avanti. E io l'ultima cosa che voglio dire è che è un problema reale che è stato richiamato dal presidente Chiodi, è quello della rendicontazione. Io approfitto della presenza della stampa per richiamare ancora una volta molti cittadini. Uno dei problemi è che molti cittadini, nonostante il terzo avviso che è stato inviato, non stanno presentando le fatturazioni, che sono un passaggio assolutamente necessario. Io invito i colleghi della stampa ad avvertire che se non rispondono al quarto sollecito vuol dire che non sono interessati ad avere il contributo, perché adesso, come abbiamo sentito dalle parole del Presidente,
noi dobbiamo rendicontare entro pochi giorni, per cui se i cittadini non portano le fatturazioni relative alle loro spese vuol dire che non hanno interesse ad avere alcun rimborso da parte nostra, vuol dire che per la gioia del ministro Grilli e di tutti gli altri ministri vuol dire che non sono interessati a riprendere, a prendere i contributi, il che ci sta benissimo perché ci fanno uno sconto. Quindi in questo modo noi dobbiamo arrivare, giustamente come richiamava Gianni Chiodi, il presidente Chiodi, a chiaramente a rendicontare. Quindi i cittadini che non sono interessati li ringraziamo di cuore per la sottoscrizione che fa. Io credo di poter dire che si può essere ottimisti sulla ripresa, è importante, ripeto, a questo punto essere in condizioni. Io credo che i nostri nuovi direttori non debbano, non possono aspettare il primo gennaio, bisogna creare presupposti perché, ripeto, partano i primi cantieri del centro storico, sia degli edifici pubblici e sia soprattutto degli edifici privati, entro la primavera del 2013. Se dovessimo mancare questo obiettivo diverrebbe molto molto difficile recuperare credibilità e fiducia da parte dei cittadini. Ultima cosa, noi abbiamo adesso questo strumento che è il piano di ricostruzione, credo che sia stato fatto un grande lavoro, su questo potremo lavorare, colgo l'occasione perché lo vedo qui per ringraziare tutta la struttura del Comune attraverso l'assessore Stefano, perché credo che siamo riusciti a farlo in tempi rapidissimi, una grande mole di lavoro e soprattutto risparmiando al massimo, cosa che abbiamo riconcordato ancora una volta con il ministro Grilli questa mattina, che è l'impegno anzitutto dei sindaci questo, perché noi sappiamo che ogni centesimo risparmiato in qualsiasi settore è un centesimo in più per la ricostruzione. Grazie ministro. Grazie, so che il presidente Chiodi, la presidente Chiodi, vuole dire un'ultima battuta, ma io ne dico una prima, lo faccio alzandomi, voglio ringraziarlo nella veste che ho, perché sono in questo luogo, con incarico di consiglio per il lavoro che ha. Io desidero, mi ho dimenticato una cosa da quale tenere in maniera particolare. Quando fui eletto cercai di coinvolgere una persona affinché si occupasse dell'attuazione del nostro programma elettorale. Dopo 69 giorni, no, terremoto. Ovviamente mi resi subito conto che sarebbe stata una parte importante dell'attività che avremmo dovuto portare avanti, e destinai a occuparsi di questa cosa l'avvocato Antonio Morgani, perché di solito non si, stando facendo parte dello staff, non si ringrazia, perché insomma è come ringraziare se stessi. Però io desidero farlo pubblicamente, perché sopportare non tanto me, ma sopportare Gaetano, sopportare Massimo, sopportare Cicchetti, non tanto me, cioè io sto scherzando ovviamente, non è stata una cosa molto facile. Io gli volevo fare, ringraziarlo pubblicamente e dirgli che non potrà continuare a occuparsi del programma, dovrà continuare a occuparsi della ricostruzione. Comunque il programma era ridurre le tasse e ci stiamo arrivando, e quindi diciamo abbiamo fatto anche senza di te. Grazie e buon proseguimento a tutti, a meno che non ci sono domande. Volevamo capire, in merito alla relazione della ragioneria territoriale, la posizione del Comune dell'Aquila, che non è chiara, perché ha detto Cialente prima, tra virgolette, sollecito i cittadini, cioè come sì. Ponete come ente, visto che si chiama... Noi stiamo completando, siamo a buon punto, si tratta di una rendicontazione enorme, la stiamo completando. Uno dei problemi è che manca da parte di molti cittadini, ci devono consegnare le fatture, perché è un meccanismo, chiaramente noi per poter rendicontare abbiamo bisogno di queste fatture da parte dei cittadini sui lavori che sono stati eseguiti. Chiedo scusa, l'ho dato per scontato. Noi, scusate, il termine è di 30 giorni dato alla ragioneria, noi a questi cittadini sono tre volte che diciamo: vi preghiamo cittadini che avete le fatture, portatecele subito perché noi dobbiamo rendicontare. Se al quarto avviso che stiamo inviando
non dovessero consegnare fatture, vuol dire che non sono interessati. Voi capite che dobbiamo chiudere, se un cittadino decide fra 3 mesi di portarlo, noi non chiudiamo la rendicontazione per 3 mesi, lo trovo abbastanza facile, mi sono spiegato male io. Forse. Mancurti. Aldo. Credo. Volevo sapere al dottor Mancurti se i 350 milioni riguardano la ricostruzione privata o se hanno un'altra destinazione, che accennava prima, e se il ministro Barca ci chiarisce quali saranno i passaggi formali per la questione delle tasse, perché stamattina ha parlato di un malinteso, di un equivoco, di un problema sostanzialmente risolto, però mancano credo dei passaggi formali. Grazie. I 350 provenendo dall'articolo 14,1 riguardano tutte e due, principalmente però i primi 250 li destineremo alla ricostruzione privata, così è stato deciso. Il termine malinteso usato dal ministro Grilli si riferiva alla sensazione che la città ha avuto per il modo in cui sono state comunicate le informazioni, sì, per salve, non c'è che l'intervento della Commissione europea determinasse automaticamente la cessazione di ogni possibile diritto dei cittadini del cratere a dei cittadini imprenditori e come dire assimilati a imprenditori, che è il caso dei professionisti del cratere, il venir meno del loro diritto a quanto previsto dalla legge dell'ottobre 2011. Questo è l'equivoco. Viceversa, il comunicato stampa della Presidenza del Consiglio, volutamente della Presidenza del Consiglio, ha richiamato il fatto che, primo, la Commissione europea ha constatato l'assenza di informazioni e di elementi che potessero consentirle di attivare un comma preciso della normativa per gli aiuti di Stato. Per gli aiuti di Stato, aperta parentesi, tutto quello che stiamo parlando, tra l'altro per alcune ore è sembrato che riguardasse anche i cittadini, un impiegato dello Stato come me che fosse in questa città non è toccato dalle cose che sono avvenute. Perché? Perché parliamo di violazione delle normative sulla concorrenza, cioè io riconosco una minore imposta, un minore contributo a un'impresa, devo, secondo la normativa comunitaria, dimostrare che A, il soggetto che ne beneficia ha subito un danno, B, che il danno è legato alla calamità, C, e più importante di tutte, che la ordine di grandezza del danno subito è proporzionale alla minore pagamento permanente che ho del contributo dell'imposta, è chiaro? Cioè io devo mostrare di essere stato danneggiato, devo mostrare che il danno è derivato dalla calamità e devo dimostrare che esiste una proporzione, che potrei essere lo Stato ma potrei avere, come dire, utilizzato una riduzione contributiva fiscale che eccede il mio danno, è chiaro il punto? La Commissione europea ha detto all'Italia, primo, tu non mi hai neanche informato dell'ottobre del 2011, come non mi hai mai informato da 20 anni, come non mi hai mai informato da 20 anni in nessuna calamità, quando tramutavi una sospensione contributiva o fiscale in una riduzione permanente, cioè al momento della restituzione invece di restituire tutto. Non mi hai mai informato. E l'ho appreso da un tribunale italiano per un caso. Secondo, quando mi hai motivato il caso specifico abruzzese, capiamo che lì c'è un problema, intuiamo che c'è stato, sappiamo che c'è stata una calamità, intuiamo che potresti farcela, ma non hai mostrato questa correlazione fra la riduzione che hai deciso nell'ottobre del 2011 e il danno subito. È chiaro il punto? Quello che il governo ha immediatamente fatto e che spiega nel comunicato stampa Presidente del Consiglio, fare quello che si fa ogni volta al mondo, non è una, ahimè, nel passato l'Italia ha spesso preso dei provvedimenti senza dichiarare, ha spesso senza dimostrare come e perché si stava valendo l'aiuto, l'Italia ha fatto quello che ha fatto in passato e che si fa in questi casi, cioè ha stabilito un contatto con la Commissione europea in modo tale da poter individuare quali sono le argomentazioni e le pezze d'appoggio, come si dice con un termine molto sofisticato, cioè le documentazioni che potranno consentire a qualunque imprenditore o professionista del cratere che abbia subito un danno
derivante dalla calamità e la cui entità è proporzionale al rimborso, che lui ha usufruito di una previsione di deroga agli aiuti di Stato. Non è, in altre parole, quello un aiuto, perché io non ho avuto una fiscalità differenziale, non ho avuto un vantaggio rispetto ai tedeschi piuttosto che a quelli del Lazio, piuttosto che a quelli del Friuli Venezia Giulia, io ho avuto l'effettiva ristoro di un danno. Quindi quello che adesso si tratta di fare, la ringrazio molto di questa, perché poi solo quando si sta un attimo in camera in una conferenza stampa si riesce a spiegare una cosa che è semplice, e vi inviterei ad andare a leggere, e il mio capofficio stampa renderà, diciamo, vi dirà dove trovate la decisione della Commissione Europea, la quale, quando si è accorta di tutto questo, ha detto: sospendete immediatamente quello che state facendo perché state andando contro un muro. Immediatamente sospendete, ha chiesto. E come si fa quando ti arriva una roba di questo genere? Nella vita ne ho viste altre, non è la prima volta. Tu cosa fai? Dici: ho torto, no, ho ragione, ma non sono riuscito a... non hanno pensato di argomentartelo quando hanno fatto la norma. Generalmente le norme, quando si fanno costruendole in modo tale da poter soddisfare i requisiti di comunità. Se la fai sbagliare, ad esempio, aiutatemi con il riferimento, questo territorio ha gestito bene un aiuto di Stato che è stato bene istruito, che era l'aiuto per i danni immediati, che era, adesso non mi ricordo, quello è stato 490, quello è stato, si è andati a Bruxelles, si è visto come si doveva fare, è stata scritta la norma come Dio comanda, è stata messa la norma, non abbiamo avuto nessun problema. Questo no, quando non fai una cosa fatta bene non è che dici scappo, dici ovviamente quello che il governo italiano ha detto. Adesso cerco di convincerti che è evidente che è possibile che ci siano dei soggetti che hanno beneficiato, quindi, cioè, a questo punto è facile, non è facile per niente, perché la Commissione Europea non è irritata, è molto irritata con l'Italia. Quando tu presenti una cosa in anticipo ti passa, quando la presenti dopo ti controllano tre volte. Quindi, primo, bisogna lavorare sodo, ma sodo assai, per riuscire ad argomentare. E comunque io sono sempre un ottimista, perché le battaglie si fanno per vincere, non si fanno per perdere, e le condurranno, non io, perché non è la mia responsabilità, mi sono occupato di far precipitare, la condurranno il ministro per le politiche, dipartimento delle politiche comunitarie, assieme ai due ministeri di riferimento del lavoro e dell'economia per la parte entrante. Quindi ci sono gli elementi, perché con fatica, con durezza, con una buona trattativa di quelle toste nella mia vita ne ho fatte, si porti a casa. Per tutti? No, perché se c'è qualche soggetto del cratere, imprenditore o professionista, che non ha subito dei danni, o addirittura potrebbe addirittura avere avuto qualche beneficio data la sua localizzazione nel territorio, può darsi, lui non sarà mai in grado di dimostrarlo, e quindi lui dovrà pagare il 100%, diciamo, nella rateizzazione che è stata fatta. L'ho presa lunga, ma perché è roba così delicata, perché abbiamo persone che si sono affidate a questa norma, ci hanno creduto e l'hanno usata, e adesso hanno il diritto di sapere, il governo se ne rende ben conto, di sapere, esiste una continuità amministrativa, noi siamo responsabili di quello che è avvenuto prima, ma ne siamo tutti, esiste, se Dio vuole, una responsabilità amministrativa. Quindi noi abbiamo la responsabilità di fare tutto il possibile perché quella norma sia reinterpretata, eventualmente fino a riscriverla. In modo tale che quella norma benefici quei soggetti che siano in grado di mostrare, di convincere di aver avuto un danno. Grazie. Andiamo di corsa, ti aspettiamo. Grazie. Arrivederci. Ciao Gianni. Ciao Massimo.